Buongiorno a Monsignor Amilcare Zuffi, è liturgista e rettore della Cattedrale Metropolitana di Bologna e cerimoniere arcivescovile, è stato uno dei relatori al primo convegno di Devozio 2022, l'incontro a Emmaus nell'arte. Monsignore, per ogni cristiano il momento più alto di vicinanza a Cristo è quello dell'Eucarestia, che si rinnova che ricorda l'ultima cena, ma anche si rinnova nell'episodio di Emmaus. In che modo dunque allora la liturgia può essere ed è effettivamente un incontro? Allora, la celebrazione liturgica per la Chiesa non è un semplice imitare, è un vivere l'esperienza dell'incontro con il Signore, quindi della sua salvezza, della sua grazia, che è legata a dei riti dove abbiamo dei segni, abbiamo dei gesti, abbiamo delle parole e sono intimamente concatenate. E momento importante nella celebrazione è la proclamazione della parola, la quale aiuta a comprendere e a vivere quell'evento e quell'incontro. Ecco, un accenno che mi sembra doveroso. Siamo nel 2022, ricorrono quindi 70 anni dall'arrivo a Bologna come arcivescovo dell'allora Monsignor Giacomo Lercaro, che oltre a essere indimenticato pastore della nostra chiesa diocesana ebbe anche un ruolo di prima grandezza nel Concilio Vaticano II, soprattutto per quanto riguarda la riforma liturgica. Che cosa ricordare di quell'esperienza e di quell'ascito? Il Cardinal Lercaro è stato riconosciuto come una persona che ha tentato attraverso varie iniziative di aprire il tesoro della liturgia alle persone. Ricordiamoci anche l'epoca storica, eravamo prima del Concilio, quindi il rischio era che si partecipasse semplicemente da spettatori. Le persone, nella stragrande maggioranza dei casi, non capivano, non comprendevano quello che si diceva. Quindi lui ha desiderato proprio in qualche di portare le persone a vivere la celebrazione liturgica come momento di incontro con il Signore e esperienza di una relazione profonda con il Signore. Grazie Monsignore. Prego, grazie a voi.